Allora, abbiamo già una serie di provocazioni sul tappeto. Vi ricordo l'hashtag Sim Open Data. Twitter sta già girando e ci sono una serie di commenti. E adesso passo la parola ad Alberto Cottica. Alberto si occupa da molti anni di Open Data, Policy Advisor in vari luoghi, non solo in Italia, anzi molto anche all'estero, ricercatore universitario presso l'Università di Alicante, economista. E vado avanti, Alberto. Diciamo che è una delle persone che più in questi anni sta portando in giro il ragionamento e anche la provocazione, anche lui a suo modo, proprio sui dati aperti. Quindi, Alberto Cottica. Dunque, Michele ha fatto il poliziotto cattivo e vi ha spiegato questo scenario terrificante di questo privato corporate che si magna tutti i dati e il pubblico non è attrezzato. Io invece voglio fare il poliziotto buono, se non altro per dare un po' di prospettiva, e vi voglio parlare di una cosa che attiene molto al titolo del convegno, che è costruire fiducia. Facendo parte, come attivista, come cittadino del movimento per i dati aperti, mi pare di poter dire che questo movimento sta cavalcando un'onda positiva e sta riuscendo abbastanza bene, al di là delle aspettative certamente, a costruire fiducia, questo non solo in Italia ma in Europa. Non passo molto tempo a parlarvi di Open Data, ho la sensazione che siate un pubblico già molto avvertito. Giusto per dare una linea comune a magari qualcuno che è arrivato all'ultimo momento e che ha deciso di andare a vedere cosa sono questi Open Data, una sola slide. Per dati aperti si intende dei dati che in genere, ma non necessariamente, sono dati del settore pubblico, sono raccolti per fini non statistici, cioè non sono dati raccolti per poi essere divulgati, ma sono dati raccolti per fare funzionare il settore pubblico. Sono open quando vengono resi disponibili per il riuso, in un formato che sia leggibile da macchine, quindi questo consente i mashup di cui parlava Michele prima, l'utilizzo di massiccia quantità di dati in un colpo solo e anche il mixaggio di diverse fonti di dati, e sono coperti da licenze aperte. Quindi questa cosa di utilizzare in modo automatico ed elaborare in modo automatico grandi masse di dati non è solo possibile tecnicamente, ma è anche legale. Quindi questo è quello che intendiamo per dati aperti. Che cosa ci si fa con questa roba? Facciamo un esempio dei mashup di cui parlava Michele. Questo è uno dei miei preferiti, anche se è un po' vecchio. Questa cosa qui mette insieme due fonti di dati. La prima fonte è Google Maps, la avete riconosciuta tutti, questa è l'interfaccia di Google Maps. Restano da spiegare quei pallini rossi che vedete. Questi pallini sono presi da un dataset che ricostruisce la spesa in sussidi per agricoltura della politica agricola, una volta si chiamava comunitaria, oggi è quella dell'Unione, relativa alla Svezia. La dimensione del pallino indica l'ammontare del sussidio e la posizione del pallino indica l'indirizzo dell'azienda che percepisce quel sussidio. Adesso io non so se voi conoscete Stoccolma, quella cosa piccola circa dove c'è un grumo di pallini in mezzo a due rami di un lago, è Gamla Stan, è la città vecchia dove c'è il Palazzo Reale. Lì intorno stiamo parlando, insomma, dove c'è l'addensamento maggiore di pallini, stiamo parlando del centro della città, che è un posto dove il metro quadro va via 10.000 euro, e voi vi potete chiedere cosa ci fanno tutti questi agricoltori in centro a Stoccolma. La risposta è che utilizzando il mashup di questi due basi dati, voi potete raccontare una storia sulla politica agricola europea che dice: i maggiori beneficiari della politica agricola europea sono grandi aziende dell'agroindustria e proprietari assenteisti. Questa cosa ve la racconta un'immagine secca. Naturalmente voi potreste scoprire la stessa cosa facendo altri tipi di ricerca. Quando io cominciavo a fare ricerche economiche si diceva: guarda la legge. Sì, guardala tu. Questi, stiamo parlando di 27 paesi con un trattato del 1960 emendato praticamente tutti gli anni, in tutti i paesi dell'Unione, con l'articolazione regionale, con i regolamenti attuativi. È assolutamente impossibile ricostruire una storia sintetica e credibile
sulla politica agricola comune a partire dalla legge. Bisogna usare i dati, e se i dati non sono aperti, questa cosa non si può fare. In sanità, a cosa servono gli open data? Io immagino che servano più o meno a ciò che per cui vengono usati anche al di fuori della sanità in altri pezzi della pubblica amministrazione. Servono a costruire trasparenza e quindi capitale politico, nel senso, siete molto efficienti? Allora avete molto interesse a che ci sia un ambiente fortemente trasparente, perché questa cosa vi permette di vedere la vostra efficienza riconosciuta non solo nelle segrete stanze, ma anche da parte del cittadino. Costruite fiducia. Abilitare la partecipazione informata. Delle volte mi dicono i miei amici che lavorano nella sanità, è necessario coinvolgere i cittadini per montare con loro delle modalità di intervento. La partecipazione è sempre difficile, ma una cosa che può renderla un po' più facile è la disponibilità di informazioni di qualità alta. Permettere la corretta comunicazione del rischio in sanità, questo qui è un bel problema, perché si tende alla molte volte le persone che non hanno una cultura medica tendono al panico. Invece, avere i dati là fuori, dove possono essere verificati, studiati da esperti indipendenti e così via, è una cosa che può aiutare a avere una valutazione più realistica dei livelli di rischio esistenti. E infine, questa è una cosa che vi assicuro riguarda tutti i rami della pubblica amministrazione, modernamente gli open data servono a gestire il conflitto. Viviamo in un tempo, e forse anche in un paese, in cui quasi qualunque mossa da parte delle autorità pubbliche viene vista con sospetto e sfiducia. Il fatto di fornire non solo delle opinioni, ma dei dati a sostegno della propria linea di intervento è una cosa che può consentire al conflitto di indirizzarsi verso una direzione più costruttiva, invece di essere la roba alla notav, tanto per capirci, che è una cosa che avrà pure dietro dei dati scientifici, però fondamentalmente quella discussione lì è vissuta in termini di pancia, non è vissuta in termini di evidence, no? Quindi questa è la teoria, ma tutto questo poi è vero? Io ho parlato con molte persone che fanno un po' il vostro mestiere, non tutti si comprano questa cosa immediatamente. Una cosa che si dice spesso è: i nostri dati verranno usati contro di noi. Cioè, questa è l'informazione, effettivamente è in qualche modo potere, quando tu la metti fuori rischi che qualcuno ti faccia le pulci. Naturalmente questo rischio dipende molto da chi sei e da come stai lavorando. Tendenzialmente più sei attrezzato, più sei avvertito, meglio stai lavorando, più questo rischio è basso e anzi è un'opportunità, però alcuni pubblici amministratori avvertono questo rischio. In più, soprattutto in Italia, si tende a dire: questa roba è bellissima, funziona molto bene in Svezia, funziona molto bene nei paesi avanzati, ma noi, da noi non funzionerà mai, perché noi siamo un paese in forte ritardo culturale. Bene. La mia esperienza è che così non è. Nel 2008, se voi guardavate il panorama degli open data in Europa, trovate una cosa un po' così, non c'era quasi niente, non c'era veramente molto movimento. Rifacendo lo stesso giro alla fine del 2011, il panorama era completamente diverso. Per esempio, anche se questo è un indicatore molto rozzo, ci sono un po' dappertutto un po' dappertutto portali di dati aperti, ci sono iniziative di tutti i tipi, questi sono soltanto portali nazionali, soltanto alla fine del 2011. E che cosa è successo in questi 3 anni e mezzo che ha cambiato così tanto lo scenario? Sono successe 2 cose abbastanza diverse in paesi diversi. In alcuni paesi ha moltissima variabilità. Questa cosa va avanti a tutte le scale, sia quella del comune che quella con piccoli portali, che quella degli Stati Uniti d'America con decine di migliaia di dataset. Le cose che sono successe sono di 2 tipi. Una è una trasformazione di tipo top-down. Questa cosa è andata avanti più nei paesi guida, dove dei leader illuminati hanno detto: si fa così perché lo decido io, e tutta l'amministrazione si è adattata. L'uomo simbolo di questa roba è naturalmente il presidente degli Stati Uniti, Obama, soprattutto con col primo mandato. Lui nella sua prima presidenza, proprio dopo 6 ore dall'insediamento della Casa Bianca, butta fuori questo memorandum in cui dice: tutti i dati aperti, per default, a partire da domani mattina, l'ha detto il Presidente, e tutti si attrezzano.
In Italia, come sapete, non è andata così. In Italia è successa una cosa diversa, è successa invece una trasformazione più di tipo bottom-up, spinta dalla società civile. Ed è questa la storia che vi voglio raccontare. Naturalmente l'Italia non è il solo paese in cui è successo questo, però è un paese in cui questo si vede particolarmente bene. Nel settembre 2010 è nata una cosa che si chiama Spaghetti Open Data, che è sostanzialmente un gruppo di cittadini che discutono, sono appassionati di dati aperti e cercano di trovare il modo di farli e di farli sempre meglio. Alcuni sono amministratori, alcuni no, alcuni sono hackers, alcuni sono semplicemente persone interessate. La risorsa chiave di Spaghetti Open Data è una mailing list su Google, è anche un po' l'unica cosa che c'è. Questa non è un'associazione, non è una società, non è una fondazione, non è niente, semplicemente un gruppo di persone, un pezzo di società civile. Il Google Group oggi ha circa 550 iscritti, sono oltre 1000 discussioni con 20.000 messaggi, praticamente tutto in italiano. Penso di poter dire che sia la risorsa più consistente in lingua italiana sui dati aperti. Vi consiglio di iscrivervi se vi interessa, o di guardarvela perlomeno. E ha questa regola in cui tutti sono benvenuti, a prescindere dal livello tecnico. Fare errori va bene, ne facciamo tutti, l'arroganza non è tollerata. Inoltre questo piccolo pezzo di società civile è orientato alla pratica, cioè il punto è come si fa a fare una mappa come quella che abbiamo visto prima. Qualcuno me lo può spiegare perché io la vorrei fare? Allora qualcuno dice sì, fai così, scaricati questo software, lì trovi questi dati e passo passo ti guida verso il tuo obiettivo. Molto veloce e reattivo per chi cerca aiuto. Nel tempo questa cosa è diventata una risorsa per le persone come voi, che magari si trovano a gestire delle politiche di open data nel loro ente, in quello che è, che chiedono aiuto e generalmente lo trovano molto, molto rapidamente. La cosa interessante di questo pezzo di mondo, che credo sia un po' caratteristico della realtà italiana, è che gli hackers dei dati aperti non stanno in un posto diverso da quello degli amministratori, ma stanno nello stesso posto. Queste persone hanno competenze complementari, perché senza la competenza amministrativa non si fanno dati aperti, così come non si fanno senza le competenze tecniche. E quindi i due pezzi della comunità hanno tutto l'interesse a imparare gli uni dagli altri e stare insieme. La cosa interessante di questa storia è che va molto veloce, per cui a metà settembre nasce l'idea di fare una mailing list sugli open data. Il 2 novembre dello stesso anno, quindi dopo 45 giorni, era live un sito che era quello che oggi sarebbe dati.gov.it, cioè in quel momento non c'era un sito di dati aperti nazionale, quindi l'hanno fatto i cittadini in un mese e mezzo, gratis. Il 26 di aprile i dati quindi siamo nel 2011, i dati del Ministero dello Sviluppo Economico sui conti pubblici territoriali vengono rilasciati in formato aperto e messi su Open Spending, che è un'iniziativa dell'Open Knowledge Foundation a livello, diciamo, mondiale, e con una bella visualizzazione interattiva in cui anche l'Italia arriva su questa cosa. Questa cosa nasce, io non ero presente, ma me l'hanno raccontato in modo veramente molto romantico, a un festival del giornalismo in cui passava di lì Simon Rogers, che è quello del data blog del Guardian, si è messo d'accordo con un paio di persone che stavano lì dentro Spaghetti Open Data e tre giorni dopo letteralmente hanno fatto la conferenza stampa presentando questa cosa. C'è un po' un modello qui che è il segreto di questa velocità e che sta piacendo molto alla comunità italiana di Open Data. Il primo pezzo di questo modello è non chiedere permesso e non aspettare nessuno. Quindi se non c'è il portale nazionale dei dati aperti, non è che tu stai lì a fare le petizioni al ministro. Tra l'altro il ministro del tempo era Brunetta, che non era, diciamo, vicinissimo a questo tipo di istanza per sua natura, anche se poi il portale l'ha fatto lui. L'ha fatto lui però un anno dopo. I cittadini sono mossi e hanno detto, vabbè, quando lo vuoi fare lo fai, noi intanto andiamo avanti. Chiudi il gap fra hackers e civil servants, cioè si lavora insieme per ottenere questo tipo di risultati. E il funzionario curioso, orientato alla tecnologia, un po' smanettone, è molto ben visto all'interno della comunità e tipicamente va sempre aiutato. Anche se fa errori, va bene, non è importante, quella lì è la persona chiave, la persona che fa da anello di congiunzione tra i piani alti dell'amministrazione e la comunità dei cittadini che vuole vedere i dati liberi. Quindi è la figura su cui si investe di più.
E l'atteggiamento deve essere sempre costruttivo, critiche anche dure, certo, quando l'amministrazione fa finta di fare open data ma poi non la fa, viene bastonata, però sempre nella direzione di migliorare, non nella direzione dell'antipolitica o di punire. Ottobre, un'altra cosa, un altro pezzo importante, tappa importante per gli open data italiani, dati.gov.it, quindi il governo fa il portale e fa anche Apps for Italy. In realtà questa è un'iniziativa partita dal Piemonte che poi il governo ha fatto sua, in cui viene lanciato il primo concorso per fare delle applicazioni che utilizzassero dati aperti. All'inizio del 2012 Riccardo Luna, ex direttore di Wired, lancia un'organizzazione di società civile che mira a essere un po' più operative, un po' più pesante di quelle che ci sono già. Due mesi e mezzo dopo, Wikitalia insieme aiuta Firenze a fare un portale molto avanzato di dati aperti, che poi diventerà talmente avanzato da mettere addirittura le singole fatture del comune sul sito. Cioè, il sindaco Renzi si è talmente appassionato di questa cosa da rilanciare e scavalcare tutti a sinistra. Maggio 2012 un gruppo di funzionari pubblici statali dell'amministrazione centrale, sostenute dal ministro Fabrizio Barca e tutti iscritti a Spaghetti Open Data, lanciano Open Coesione, questo grande portale di progetti finanziati con i fondi di coesione regionale. Sono credo a questo punto più di 500.000 di progetti rilasciati in formato aperto. Questa è un'iniziativa che sta avendo molto successo e che vedo anche molto citata e credo presto copiata da altri paesi. A ottobre 2012 Spaghetti Open Data fa Tweet Your MEP. Questa è un'applicazione che usa un database del Parlamento europeo che tira su tutti gli account Twitter dei parlamentari europei. Voi potete, invece che scrivere un'email al parlamentare, potete cercarvelo su questo applicativo e mandargli un tweet. Gennaio 2013, primo raduno fisico della comunità di Spaghetti Open Data, grandissimo successo, 250 iscritti, 4 track dell'hackathon, un grandissimo trending topic su Twitter, budget zero, nel senso tutte le persone sono pagate il loro viaggio per venire a Bologna e fare questa cosa. È stato un momento di grandissima energia, un bellissimo ritrovarsi. Una delle conseguenze di questa cosa, anche se le conseguenze sono tante, è Tweet Antonio nel febbraio 2013, quindi dopo 2 settimane dal raduno, sull'onda di una track dell'hackathon, la comunità fa una specie di Twitter MEP per i candidati alle elezioni politiche, le ultime che ci sono state. Tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi che la novità, c'è un gioco nuovo in città, che è che gli open data sono sì una cosa che voi fate insieme ai vostri superiori gerarchici, ai vostri referenti politici, con un target che è il cittadino, ma sono anche e forse soprattutto un gioco che voi fate insieme al cittadino, che rivendica questo tipo di competenza, ce l'ha, perché la comunità open data italiana è almeno altrettanto competente degli amministratori pubblici lato informatico e probabilmente di più. Ha queste competenze, ha questa passione, tutta questa roba che vi ho raccontato è stata fatta tutta gratis o autofinanziata, tempo donato, soldi donati, hosting donato, con tempi assolutamente straordinari. Quindi, alla fine di tutto questo percorso, a partire dal 2008 e arrivare a oggi, in un tempo relativamente breve, abbiamo un panorama che non è sostanzialmente irriconoscibile, perché abbiamo il portale dati nazionali, questa è solo l'Italia, il mondo si muove più o meno così, però con più Stato e meno società civile, l'Europa perlomeno, che è la realtà che conosco meglio. Abbiamo 3 portali regionali in più di quelli che c'erano già, l'unico che c'era già nel 2008, una legge regionale, moltissime iniziative locali, l'Istat come soggetto guida, Wikitalia come organizzazione non governativa, diciamo top tier, che ambisce a essere tale. Cominciamo ad avere persone della comunità che vengono reclutate nel settore pubblico, per esempio lo staff del ministro Profumo è fatto da gente
che sta lì dentro fondamentalmente per caso, perché comunque le competenze sono lì e quindi il settore pubblico se le va a prendere dove sono, e c'è una comunità che ha imparato a lavorare insieme e non ci sono contraccolpi, non solo in Italia ma nel mondo. Io ho fatto ancora un'altra verifica, naturalmente posso sbagliare, mi possono sfuggire delle cose, però non mi risulta nessun caso in cui mai un'amministrazione pubblica sia stata punita dall'opinione pubblica per aver rilasciato volontariamente dei dati. Quindi questa roba dei dati usati contro di noi non ha molto fondamento empirico. Mi risultano invece diversi casi di amministrazioni pubbliche che sono state punite per non aver rilasciato dei dati che poi qualcuno ha trovato. Per esempio, qualcuno di voi forse si ricorderà il caso dei rimborsi spese dei parlamentari britannici di 2 anni, 3 anni fa. In quel caso il Parlamento tentò di coprire il fatto che non voleva fare vedere le ricevute dei parlamentari britannici che chiedevano il rimborso spese per le cose più strane. Il Guardian ci ha messo le mani sopra, le ha messe online, i cittadini... La storia è un po' più complicata, però fondamentalmente alla fine il Parlamento li ha resi disponibili in un formato non aperto, come delle specie di scannerizzazioni di scontrini, quindi erano decine di migliaia di pagine, era impossibile metterci le mani. I cittadini invece si sono andati a leggere tutta sta roba e hanno trasferito questa cosa in formato aperto per andare a scoprire che quello si era fatto pagare il restauro della casa, quell'altro aveva comprato un biglietto del treno che non ci stava e roba di questo genere. Quindi in quel caso lì sì, se voi fate melina e poi vi scoprono, non avete costruito molta fiducia. Se invece voi andate spontaneamente verso la trasparenza e la liberazione dei dati, non ci sono prove che questo abbia mai creato contraccolpi. Quindi la buona notizia è: si può fare, ci sono persone là fuori che vi possono dare una mano, l'ambiente è sostanzialmente costruttivo e positivo. Stranamente, per una volta, soprattutto in Italia. Grazie Alberto.